Solo tre minuti su YouSlow Web Radio. Cari amiche e cari amici, bentrovati. Siamo alla primissima puntata di Solo tre minuti, un appuntamento quotidiano con l'informazione di YouSlow Web Radio. Parliamo oggi della riforma del CSM che è stata varata dal Consiglio dei Ministri l'11 febbraio 2022. Vediamone in sintesi le principali novità. Il sistema proposto per l'elezione dei membri del CSM è misto, si basa su collegi binominali ma prevede una distribuzione proporzionale di 5 seggi a livello nazionale, una composizione di 30 membri, 3 di diritto, cioè Presidente della Repubblica, Primo Presidente di Cassazione e Procuratore Generale della Cassazione, 20 togati e 10 laici. Non sono previste liste, il sistema infatti si basa su candidature individuali. Devono esserci al minimo di 6 candidati in ogni collegio binominale, di cui almeno 3 del genere meno rappresentato. Molto importanti poi le novità che riguardano le cosiddette porte girevoli, cioè la possibilità per i magistrati di esercitare in contemporanea funzioni giurisdizionali e ricoprire incarichi elettivi e governativi. Si pone un vero e proprio divieto che vale per le cariche elettive nazionali e locali e per gli incarichi di governo nazionali, regionali e locali. Previsto anche l'obbligo di collocarsi in aspettativa senza assegni per l'assunzione dell'incarico. Si introducono inoltre divieti che impediscono il ripetersi di magistrati che svolgono in contemporanea funzioni giurisdizionali e incarichi politici, anche se in altro territorio. Non potranno essere eletti coloro i quali abbiano svolto attività giurisdizionale nel territorio in cui appunto presentano la loro candidatura negli ultimi 3 anni. E lo stesso vale per il fine mandato, perché ancora per ulteriori 3 anni dopo la fine del mandato non si potranno svolgere funzioni giurisdizionali. E questo varrà anche per i candidati non eletti o per i magistrati che abbiano incarichi apicali all'interno dell'amministrazione. Fra le novità che riguardano il funzionamento del CSM ci piace ricordare la possibilità appunto di attribuire diritto di voto all'avvocatura nei consigli giudiziari sulla base di una delibera del Consiglio dell'Ordine. Molto interessante anche le novità che riguardano l'accesso in magistratura, perché viene meno l'obbligo di frequenza delle scuole di specializzazione, per cui ci si potrà accedere al concorso subito dopo la laurea. Subito appunto dopo il varo da parte del Consiglio dei Ministri della riforma si sono registrate le prime impressioni, le prime valutazioni da parte dell'avvocatura. In particolare è intervenuto con un lungo comunicato stampa Giovanni Malinconico, coordinatore del CF, di OECF, che ha espresso un giudizio tutto sommato positivo sulla riforma, ritenendo molto apprezzabile l'intervento sul sistema delle porte girevoli, come la scelta di acquisire incarichi direttivi o di governo che determina una via di non ritorno professionale. Apprezzabile la limitazione al ritorno alle funzioni giurisdizionali per i magistrati che hanno avuto incarichi amministrativi apicali. Fra i punti che Giovanni Malinconico valuta positivamente c'è l'incompatibilità per chi è assegnato alla funzione disciplinare all'ingresso nelle commissioni che decidono sull'assegnazione degli incarichi e sulla valutazione dei magistrati. Fondamentale è la previsione della partecipazione dell'avvocatura con diritto di voto all'assegnazione degli incarichi direttivi e per le valutazioni di professionalità. Si è espresso sulla riforma anche Antonino Galletti, presidente dell'Ordine di Roma, il cui giudizio non è altrettanto pienamente positivo, perché segnala che poteva essere reso più stringente il passaggio che riguarda il coinvolgimento di avvocati e professori nei consigli giudiziari, perché se ne prevede il voto soltanto quando il Consiglio dell'Ordine abbia fatto una precedente segnalazione formale di comportamenti scorretti da parte del magistrato da valutare. Siamo certi che nei prossimi giorni ci saranno ulteriori reazioni sia dal mondo della magistratura che da quello dell'avvocatura, e sicuramente ve ne renderemo conto nelle nostre prossime puntate. Grazie. Solo tre minuti su YouSlow Web Radio.